E qui siamo vicino alle antiche mura del castello, ma adesso andiamo sommariamente a scoprire la storia di Isola del Giglio. L'Isola del Giglio, come le isole dell'arcipelago toscano, ha una storia e una preistoria che risale fin dai tempi del Paleolitico Medio. Successivamente, nell'età del bronzo, vi fu uno sviluppo notevole di residenze sull'isola, quindi questo significa che l'isola era già frequentata, anche perché essendo non distante dalla costa certamente era meta di traffici marittimi già fin dai tempi più lontani. Successivamente passiamo all'epoca etrusca, dove si cominciò a capire qual era l'importanza dei traffici marittimi. Gli Etruschi usarono l'Isola del Giglio come base per i loro trasferimenti marittimi. Siamo già quindi qui nel periodo intorno al X secolo a.C. E vi fu un fenomeno, diciamo, strano, perché l'isola era frequentata per questi i traffici che interessavano gli Etruschi, mentre invece all'interno la popolazione si ritirava verso l'interno, perché le coste non erano molto sicure. Quindi sorsero le città di Vulci e di Roselle, tant'è che in quel periodo il Giglio fece parte della Lucumonia di Roselle. I Romani incominciarono successivamente a espandersi verso nord, fondarono Cosa, l'attuale Ansedonia, e da quel momento il Giglio rientrò sotto i possedimenti romani. All'Isola del Giglio in particolare si stabilì una famiglia dei Domizi e Nobarbi, che nel primo secolo a.C. costruì vicino all'attuale porto una grande villa, dette inizio alla costruzione del primo molo dell'isola, costruì un acquedotto, infrastrutture, eccetera. Quindi ebbe un'importanza notevole. Passato questo periodo fiorente per l'Isola del Giglio, cominciarono con la decadenza dell'impero romano, cominciarono le scorribande dei vari, diciamo, pirati già allora, o predoni. Questo andò avanti fino ai tempi di Carlo Magno, quando donò con una falsa donazione, come sembra adesso, ma in realtà allora valse come donazione, donò la zona dell'Abbazia delle Tre Fontane, che comprendeva anche l'Isola del Giglio, la regalò al papato. Intorno al 1000 Pisa cominciò a costruire la prima fortificazione, che è la Rocca. La costruzione andò avanti poi negli anni successivi. Il dominio di Pisa durò fino al 1406, quando poi l'Isola del Giglio passò invece alla Repubblica di Firenze. Successivamente, nel 1447, dopo una battaglia navale, il dominio passò agli Aragona, i quali cedettero però a un ramo cadetto, ai Piccolomini, il dominio dell'isola. Questo periodo di dominazione non durò molto, perché intervenne poi un periodo di guerre tra Francia e Spagna, fino ad arrivare al dominio spagnolo e all'instaurazione dei presidi, con capo a Orbetello, con capitale Orbetello. Nel 1544, qui all'Isola del Giglio, vi era stata una scorribanda di un corsaro molto potente, molto famoso, chiamato Ariadeno Barbarossa, in realtà le origini erano algerine, che era al servizio di Solimano I, dell'imperatore ottomano. Quando Francesco I, re di Francia, e Carlo V stipularono la pace, Ariadeno Barbarossa, nel ritornare in Turchia alla corte di Solimano I, presso il quale era di servizio, forse come ultimo atto della sua prepotenza,
mise a ferro e fuoco l'isola, in particolare mise a ferro e fuoco il castello, entrò nel castello, deportò tutti gli abitanti e l'isola rimase spopolata completamente. 5 anni dopo, Francesca Piccolomini, alla cui famiglia era arrivata l'isola per cessione da parte degli Aragona, ripopolò con alcune famiglie di Pienza e dell'agro della Val d'Orcia l'isola, in particolare il castello. Tant'è che molti cognomi isolani e del castello in particolare sono di origine pientina o della Valle d'Orcia. Successivamente il dominio continuò con il passaggio dell'isola dalla famiglia Piccolomini, da Francesca Piccolomini, che la regalò, la portò in dono a Eleonora di Toledo, moglie di Cosimo I, Granduca di Toscana. Da quel momento cominciò il dominio dei Medici sull'isola, che durò fino al 1737, dopodiché passò ai Lorena, che la governarono fino al 1859. Dopodiché poi le vicende dello Stato unitario dal 1860 con l'annessione al Regno d'Italia, e vicende che sono poi note. Sono tanti gli appuntamenti annuali di Isola del Giglio, conosciamoli con il presidente dell'Associazione Proloco. All'Isola del Giglio si svolgono degli eventi molto importanti durante tutto l'anno. Sono eventi che al Giglio Castello si realizzano veramente bene, perché è il luogo ideale, un po' per la sua magia, un po' per il fatto che riesce a comunicare la sera e nelle ore notturne tutto il fascino dell'identità dell'isola. Noi siamo fortunati all'Isola del Giglio perché hanno casa dei musicisti molto importanti, molto famosi, da Uto Ughi, il grande violinista, a Franco Petracchi, alla soprano Norbe Schulz. Sono tutte persone che hanno casa qui all'Isola del Giglio da tanti anni e ci omaggiano della loro arte. Infatti, durante il mese di luglio, soprattutto a Giglio Castello, si svolge il Festival Musica al Giglio. Sono concerti da camera, a volte anche con degli importanti jazzisti tipo Danilo Rea, sono venute persone molto importanti. Noi usiamo anche fare dei concerti al tramonto in una vigna o all'alba in una spiaggia, ma a Giglio Castello, soprattutto alla Rocca, si svolgono questi concerti di musica da camera. Durante il mese di agosto l'Associazione Lirica al Giglio, anche da diversi anni, organizza dei concerti molto interessanti. La festa clou dell'isola e soprattutto di Giglio Castello, oltre il santo patrono, San Mamiliano, si svolge a fine settembre. È una festa di 3 giorni. È una festa dell'uva e delle cantine aperte. Circa 100 volontari lavorano in questa festa e molta gente viene apposta, perché è una festa che tramanda nel tempo la voglia di stare insieme nelle cantine e all'interno dei vicoli di Giglio Castello. All'Isola del Giglio! Salute! Salute! Salute. Siamo giunti al momento di assaporare la gastronomia di Isola del Giglio. Qui è il ristorante da Maria, un ristorante più antico del Giglio, è un ristorante che è dal Novecento, era della nonna, poi è stato tramandato a un figlio e ora sono io. È dal 1963, lo faccio con molta passione. Mi piace tanto cucinare e quello che riesco a fare vedo che mi riesce sempre bene. Questi sono i nostri piatti. Iniziamo con le olive col pesto, che sono olive del Giglio.
poi facciamo delle acciughine ripiene con ricotta e finocchietto selvatico. Quello è un crostino fatto con il cavolo e poi si s'abbrustina del pane e si fa con l'acciugato, col cavolfiore. Questa è la morena che si fa scavicciata per poterla mantenere a tempi quando non avevamo da poter mantenere col frigo. Queste sono le fettuccine al coniglio che si facevano perché prima c'era tanti conigli e allora a quei tempi si faceva tanti piatti col coniglio. Quelli sono ravioli con ricotta e zucchini condite con gamberi. Questo è il coniglio selvatico e questi sono i dolci. Questa è la schiaccia di patate che ai tempi quando non avevamo le possibilità si facevano con le patate che avevamo in casa e l'uvetta, si facevano dolci. E questo è il famoso panficato e si faceva con dei fichi che si fa con fichi nerucioli perché sono proprio quelli originali. Il nostro vino anzonaco, abbiamo le marmellate che le facciamo con i nostri, tutti fatti con i nostri prodotti, la nostra frutta. E poi abbiamo il finocchietto fatto col finocchietto selvatico. Vi aspettiamo a tutti all'Isola del Giglio perché questa è una bomboniera, è un paradiso. Cercate di venire perché abbiamo un mare meraviglioso e noi gigliesi siamo molto accoglienti con la gente, molto gentili. Vi aspettiamo tutti il 15 settembre a Giglio Castello in occasione della festa di San Mamiliano, il patrono appunto dell'Isola del Giglio. In questa occasione, oltre ai festeggiamenti di tipo religioso, molto particolari, tradizionali ovviamente, ci sono anche quelli folcloristici organizzati da noi, che siamo del Comitato San Mamiliano. In questo periodo, in Piazza Gloriosa, la piazza principale di Giglio Castello, verranno fatte varie giochi tradizionali, verrà fatto un palio degli asini, quest'anno siamo al 60° palio degli asini di Isola del Giglio. Verrà fatto anche un ballo di piazza molto tipico e molto particolare che invito veramente tutti a venirla a vedere, che è la quadriglia, un ballo tramandato dalla Francia e poi diciamo rivisitato alla gigliese e con dei comandi particolari, insomma è inutile che ve lo sto tanto a spiegare, è meglio che lo venite a vedere di persona. Inoltre anche grandi orchestre, grandi concerti, insomma un clima di festa e di familiarità veramente molto bello che io vi invito a venire a vedere e ve lo voglio fare questo invito. Come diceva un vecchio cantante dell'Isola del Giglio, Peppino Di Culiste, venite forestieri all'Isola del Giglio, qui non ci sono pensieri, qui ci si trova tutto. È facile giungere a Isola del Giglio, basta imbarcarsi a Porto Santo Stefano, i borghi d'Italia vanno gustati non soltanto con gli occhi ma anche con il cuore. Attendiamo sempre i vostri suggerimenti e per quanto riguarda il nostro appuntamento ci vediamo la prossima settimana. Ciao!